Se dovesse essere così, se fosse ufficiale, sono molto contento perché sono giocatori che ho personalmente richiesto. Quindi la mezzala che chiedo da tempo, con caratteristiche un po' diverse da quelle che abbiamo, è un giocatore che è capace di giocare sia a destra che a sinistra, quindi una valida alternativa agli ottimi giocatori che già abbiamo. Sì, vabbè, ma noi abbiamo Mignanelli, abbiamo Zampano, abbiamo il giovane Vitturini e abbiamo Rossi, che sono bravissimi calciatori tutti quanti, quindi si va ad aggiungere un altro giocatore secondo me importante, d'altronde il campionato è lungo, quindi la concorrenza fa bene e sono contento perché insomma diamo un'alternativa importante a questa squadra. Sono molto soddisfatto della vittoria perché tante volte queste partite si rischiano anche figuracce perché ovviamente i carichi di lavoro sono tanti. Come hai detto tu, questa mattina abbiamo fatto una sessione di forza molto pesante, insomma si è visto anche abbastanza piantati, però più che altro queste partite servono per incominciare a dare un po' di minutaggio e ovviamente poi incontri squadre che magari ci mettono l'anima in questa partita, incontrando squadre di categorie superiori, giocatori di categorie superiori, quindi ovviamente come la normalità vuole nel calcio d'estate sono partite insidiose e nonostante questo abbiamo vinto, vincere è sempre bello, si evitano le polemiche e quindi va bene così, stiamo lavorando molto bene, sono molto contento del gruppo. Queste amichevole ho mischiato tutti, per me non è che conta chi va in campo, ma conta che chi va in campo fa un certo numero di minuti per mettere minutaggio nelle gambe, perché insomma ci avviciniamo alla Coppa Italia dove purtroppo 8 giocatori dovranno restare in campo per 90 minuti, quindi inevitabilmente cerchi prima l'uno e poi l'altro di mettere un po' di minuti nelle gambe.